Nel novembre del 1958, Agustin, chiamato da tutti Og, sta osservando nella vetrina di un negozio una pistola. Da diverso tempo pensa di farla finita e di suicidarsi. Ha 35 anni, è senza un lavoro e una famiglia e si sente perciò solo e depresso. Guardando la pistola, ripensa a quando ha perso la casa. In 10 anni di matrimonio ha accumulato tantissimi debiti. Il suo modo di affrontare le difficoltà è sempre quello di bere. Infatti, tutti i giorni va al bar per bere e per dimenticare la situazione in cui vive. Gli restano solo una macchina, $30 in tasca e qualche vestito. Og continua a fissare la vetrina ed è convinto che comprando la pistola i suoi problemi finiranno. In quel momento i ricordi della sua infanzia tornano ad affiorare nella sua mente. Da piccolo, infatti, voleva diventare uno scrittore di successo. Sua madre lo ha sempre sostenuto, fino al giorno in cui un infarto mise fine alla sua vita. La strada che aveva intrapreso come giornalista non aveva portato i frutti sperati e lo aveva solo riempito di debiti. Il suo matrimonio era fallito. Ecco perché, davanti a quella vetrina, Og considera l'idea del suicidio. Per qualche motivo, però, decide di continuare a camminare, fino ad arrivare all'ingresso di una biblioteca. Decide di entrare e rimane molto colpito dai libri di sviluppo personale. Così passa i mesi successivi a studiare tutto ciò che trova per migliorare la sua vita. Quei libri lo cambiano profondamente. Decide di vendere polizze assicurative per la compagnia di Clement Stone, uno degli autori che più di tutti aveva ispirato Og nei suoi pomeriggi in biblioteca. L'azienda accetta di dargli un lavoro e Og porta la compagnia a fatturare 5 volte di più. La sua mentalità era cambiata completamente, aveva smesso di piangersi addosso e di bere. Per soddisfare il desiderio di spiegare le strategie apprese ad altre persone, Og iniziò a scrivere dei libricini motivazionali. Uno di questi testi arriva all'ufficio della direzione e i suoi superiori lo chiamano per fargli dirigere una testata giornalistica interna dell'azienda. In qualche anno la testata diventa nazionale e attira l'interesse di una casa editrice che contatta Og per scrivere un libro. È il sogno di una vita e Og firma per il più grande venditore del mondo, un bestseller che ha venduto più di 30 milioni di copie in tutto il mondo. Og Mandino morì nel 1996 dopo aver realizzato e superato i suoi sogni più grandi. Così, l'uomo che pensava di suicidarsi ispirò milioni di persone a migliorare la loro vita.